Grazie consigliere, si fa un po' di silenzio, permettiamo al cittadino Padula di intervenire, grazie. Pochi minuti per presentare un appello, l'avevamo già anticipato, credo, anche se non esattamente in una precedente seduta di una commissione, è un appello di un primo nucleo di residenti del quartiere Isola, che ha come titolo Appello dei residenti dell'Isola per un'informazione aggiornata e trasparente sulle risorse pubbliche da investire nel quartiere. Si tratta ovviamente delle risorse che derivano da milioni di urbanizzazione dei vari progetti immobiliari, principale dei quali è Forza Nuova, e si tratta anche di un tavolo di lavoro da aprire, e questa è la prima richiesta che facciamo, da aprire in tempi brevi, con il Comune e con Zona 9, per identificare i servizi al quartiere Isola in particolare, da realizzare attraverso le nuove risorse che si sono liberate con la variante al programma. Signor Padula. Posso? Sì, lei può, se consigliere facciano, così riusciamo a sentirla. Grazie. Ricapitolando molto brevemente, è un appello che riguarda l'apertura, la richiesta di un'apertura di un tavolo di lavoro operativo per discutere insieme alla Zona 9 in particolare, ma anche al Comune di Milano, come impiegare le risorse che si sono liberate con la variante al programma integrato di intervento di Garibaldi Repubblica approvato il 19 gennaio scorso. Però non è un appello che riguarda solo queste risorse, ma è un appello che riguarda anche alcune delle opere già realizzate con giorni di organizzazione di questi immobiliari. La prima cosa che chiediamo, per illustrare in maggiore dettaglio l'appello, è che questo lavoro con Zona 9 possa rappresentare un esempio vero di decentramento amministrativo, come peraltro auspica e chiede il Comune di Milano. L'assessore De Cesare è stata molto gentile, ha risposto ad alcune mail, che erano in copia anche Presidente Puccioni e Trentini, e è stata molto esplicita nel dire che questi lavori avranno come riferimento e devono avere come riferimento la Zona 9. Certo, se questo è il grado di attenzione, immagino quale sia il... L'altra questione che mi sembra altrettanto importante, ma forse più urgente, riguarda la Casa della Memoria. Sulla Casa della Memoria le prossime settimane, se non i prossimi giorni, saranno determinanti, perché voi forse sapete meglio di me che il Comune sta discutendo con le associazioni che dovranno entrare nella Casa della Memoria le specifiche e il dettaglio del progetto architettonico sulla base del quale il privato, cioè Heinz, chiederà di costruire l'edificio che sorgerà in via Compalmieri. Non sono dettagli tecnici, perché le specifiche, dalle specifiche si capirà anche che tipo di edificio verrà fuori, se più un edificio per uffici o un edificio che contiene un programma culturale. Voi ricorderete che 2 anni fa, quando il progetto Casa della Memoria è partito con la vecchia amministrazione, è stato comunicato all'intera città di Milano e all'intero paese, perché è stato coinvolto anche il presidente Napolitano, ed è stata fatta quindi una promessa e un impegno, è stato comunicato come un programma culturale, didattico, di trasferimento di conoscenza importantissimo sui valori legati alla memoria, alla libertà, alla resistenza. Noi vorremmo, come residenti del quartiere, che se proprio si deve realizzare un edificio che contiene anche uffici amministrativi, che sia rispettato in pieno l'impegno di creare all'interno dell'edificio degli spazi che possano realmente ospitare un programma culturale alto e che possibilmente, perché le cose si legano, possa ospitare anche dei servizi al quartiere.
servizi per esempio legati agli anziani, ai giovani che possono incontrarsi, una sorta di biblioteca. Tra l'altro le due cose sono perfettamente compatibili perché dal punto di vista culturale la Casa della Memoria vorrebbe avere anche quel tipo di scopo. Quindi la seconda richiesta molto concreta che facciamo, e spero che Zona 9 si faccia portatore verso il comune, è di aprire un tavolo molto concreto con le associazioni, tra associazioni, Zona 9, residenti, per parlare di questo programma culturale. Vorremmo che le associazioni, a partire dall'ANPI, dalle associazioni delle vittime del terrorismo, possibilmente attraverso l'impegno di Zona 9 a contattarle e a farsi portatrice di questa nostra richiesta, sia quello di, a partire dai prossimi giorni, di parlare di questo molto concretamente, in modo, lo dico esplicitamente, da facilitare il lavoro del comune, che in questi giorni si vede preso tra due fuochi. Da un lato dover, come dire, accontentare le associazioni perché era un impegno già preso dalla scorsa amministrazione, dall'altro i residenti che chiedono più garanzie sul fatto che questo programma culturale ci sia. Il resto è nell'appello, potrete leggerlo con attenzione. Si tratta di un appello costruito nei giorni scorsi, a partire da ieri abbiamo raccolto le firme, in due giorni abbiamo raccolto 42, contiamo di aumentare il numero delle firme significativamente nelle prossime settimane. Grazie. Grazie, signor Fatula.